Allora, preside, ci deve dire qual è il suo personaggio storico preferito, perché quest'oggi sono emersi tanti personaggi, ma in particolare due, appunto Garibaldi e Spartaco. Allora, io preferisco, come già ho detto, insomma, l'analisi dei ruoli femminili da parte dell'autrice Elisa Conte. Sarò di parte, perché effettivamente comparare insomma, le figure femminili che hanno fatto la nostra storia locale con le odierne figure femminili, secondo me è importantissimo, perché si trae spunto anche per delle considerazioni importanti e per verificare se effettivamente questa emancipazione di cui oggi tanto parliamo ci sia poi veramente nella sostanza. Ecco Presidente, ma cosa ci possiamo riferire? Non so, Cleopatra, anche se un po' controversa era Cleopatra, o qualche altro personaggio femminile? Allora, io appunto prendo ad esempio la brigantessa Ciminelli, ecco, queste proprio del libro, e diciamo che ancora oggi purtroppo esistono ai giorni d'oggi ancora dei pregiudizi e delle discriminazioni contro le donne, e quelli che oggi vengono chiamati femminicidi, che già accadevano appunto un tempo, purtroppo ancora sono il frutto appunto di queste discriminazioni e di questi pregiudizi verso la figura femminile. Ecco perché parlavo di emancipazione, che forse di fatto ancora non è pienamente raggiunta nella nostra odierna società. Ecco professoressa, questa mattina è un po', è uno dei compimenti, no, di questo libro, di questo approfondimento che lei ha fatto in questi anni. Sì, l'ho detto pure, mi pare, mentre parlavo, che stamattina mi è sembrata veramente di aver inserito nel contesto giusto la presentazione del libro, perché è un libro che è destinato ai ragazzi e quindi con i ragazzi ho voluto parlarne. Mi è parso pure che i ragazzi sono stati interessati, perché parlare di episodi che interessano il territorio vicino a loro è qualcosa che poi stimola quella curiosità che potrebbe portarli a fare altro e ad approfondire. Ecco Presidente, la storia presenta qualche difficoltà nell'apprendimento per i ragazzi e di oggi, che magari sono più portati per altre materie, o ha notato nel corso del tempo comunque un'attenzione? Allora, diciamo che la storia va rivalutata a livello nazionale, a livello proprio scolastico ampio, e proprio infatti è stato citato insomma questo appello dei grandi, della Segre, Camilleri eccetera, di rivalutare la storia, e io credo che anche a livello scolastico la storia debba essere riproposta in un modo diciamo più avvincente, più affascinante, ecco, perché è fondamentale che i ragazzi si avvicinino e conoscano la storia per poter costruire appunto tutta l'unità valoriale, tutta la loro coscienza e la loro moralità. Ecco, per concludere, professoressa, quanto è stata importante la sua residenza in un territorio, abbiamo parlato di Colle dei Greci, ma potremmo anche andare oltre, ricco insomma di storia, ricco di tanta archeologia? Beh, certamente è stato importantissimo, perché diciamo che abbiamo respirato fin da piccoli questa storia, la storia che ci raccontava il territorio. Io dico che il nostro territorio è un museo a cielo aperto, dovunque ci giriamo troviamo dei reperti e troviamo delle testimonianze, però l'importanza poi è saperla comunicare, perché la storia, cioè i ragazzi incontrano difficoltà nell'approccio alla storia come disciplina, in quanto la storia non viene considerata come una materia basata sulla logica. Se io devo spaziare, se io mi devo muovere nel tempo e nello spazio, ho bisogno di un processo logico. Se io faccio questo, l'insegnamento della storia non è più una mera sequenza di date ed episodi, ma è qualcosa che mi impegna e mi fa e attiva dei processi logici, per cui io sono portata poi a elaborare e quindi a trattenere quello che ho elaborato. Professoressa, com'è andata questa mattinata di storia e di cultura? A mio avviso è stata una giornata meravigliosa, perché abbiamo avuto come protagonisti i ragazzi.
ed è per loro che si fa tutto. Noi abbiamo insegnato tantissimi anni affinché formassimo generazioni di ragazzi e di giovani. Poi sono ragazzi, ecco, dell'età evolutiva, per cui giustamente è facile la distrazione, e abbiamo dovuto, ecco, limitarci nel parlare con loro proprio perché, ecco, dopo 20 minuti di attenzione, è scientificamente dimostrato, gli alunni si distraggono, per cui, ecco, avremmo avuto piuttosto, ecco, ragazzi scomposti, invece no, hanno ascoltato con grande attenzione. Mi ha fatto tornare, e questo fatto mi ha fatto tornare un po' indietro negli anni, io sono in pensione dal 2004, ma in effetti non lo sono mai stata. Mi sono sempre sentita vicina ai giovani e ai ragazzi. Ecco, professoressa, anche tanta emozione, no, nell'incontrare, sì, i ragazzi. Sì, sì, sì. Non pensavo che suscitassero in me questa emozione. I ragazzi sono stati veramente, sono ragazzi educatissimi, composti. Invece, ecco, di solito nelle scuole dell'obbligo si trovano sempre ragazzi che magari non sono seguiti a casa, per cui l'opera dell'educatore non è quello di continuare l'opera della famiglia, ma è di iniziare un discorso ex novo. Grazie professoressa, grazie. Buongiorno. Ci siete tutti, Episcopia, Gromonte, Latronico, tutta la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Benedetto Croce, a cui vanno i miei saluti e ai loro accompagnatori, gli insegnanti. Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti all'Istituto Benedetto Croce di Latronico. Io voglio dare un caloroso benvenuto a tutti i contenuti e sono onorata di ospitare stamattina qui nella mia scuola la professoressa Elisa Conner, che ci presenterà, che vi presenterà questo bellissimo libro, La Spartano Garibaldi, storie di popolo tra il Tirreno e l'Oriolo. Poi voglio salutare e do il benvenuto alla saggista professoressa Irma Fittibaldi e al signore Gino Giordano, storico locale, e saluto tutti i convenuti in sala, quindi il preside Peppino Calabrese, che ci onora sempre della sua presenza, e il giornalista Mario Langonia, grazie per essere qui presenti. Porto i saluti del sindaco di Latronico, che purtroppo per motivi di salute è fortemente influenzato, quindi ha una febbre alta, non è potuto venire, quindi non può partecipare alla manifestazione patrocinata da lui, quindi dal comune di Latronico. Quindi porto i suoi saluti, ci dispiace per questo. Allora, io voglio iniziare brevemente per non rubare prezioso tempo ai relatori e per non annoiarvi con le mie parole. Voglio ringraziare nuovamente la professoressa Conner per quest'opera meravigliosa, che io ho già avuto il piacere, insomma, di leggere e di comprendere appieno, perché questa opera è stata presentata nelle varie località della Pugliese e quindi è stata presentata anche all'Episcopia nell'agosto dell'anno scorso, e io ho avuto il piacere e l'onore di essere relatrice in occasione di quella presentazione. E in quest'opera traspare praticamente tutto l'amore per l'insegnamento, tutto l'amore per i ragazzi, tutto l'amore e la passione per la storia locale che Elisa Conner ha. Allora ragazzi, quest'opera non è un classico o semplice manuale di storia, quindi a volte anche un po' pedante, non vi dovete spaventare, bensì io lo definisco come una sorta di macchina del tempo che dalla preistoria fino a Garibaldi, fino a noi in Italia, praticamente ci fa rivivere tutti gli episodi, gli avvenimenti accaduti però nel nostro contesto, nella nostra territorialità, quindi alla Latronico, a Episcopia, a Maratea e giù di lì, toccando diversi
solo quella storica, ma quella antropologica, quella artistica, quella sociale, culturale e addirittura anche quella gastronomica. Quindi è un libro molto accattivante. Poi, tecnicamente, il libro è diviso, insomma, in capitoli a sé stanti, privi di bibliografia. La bibliografia è stata omessa appositamente dalla professoressa, che vuole regalarvi un'opera altamente fruibile, ha un linguaggio semplice, diretto, coinvolgente, per cui effettivamente risulta altamente fruibile nell'azione didattica, quindi lo potete leggere con facilità, con o senza i vostri insegnanti. Per quanto riguarda le competenze che questo libro ci permette, insomma, di ampliare, senz'altro sono quelle legate, insomma, alla storia. In effetti tutte, insomma, le fonti, i materiali, il museo a cieli aperti annoverati in questo libro, senz'altro ci permettono di ottimizzare lo sviluppo di queste competenze, e non solo quelle prettamente didattiche, ma anche quelle trasversali, quindi la critica storica, il ragionamento critico, imparare, la valorizzazione del patrimonio culturale e storico della propria terra come comprensione della storia nazionale, europea e in tempi, in epoca moderna, anche quella mondiale. Un'ultima osservazione: nel libro vi è una bellissima analisi del ruolo femminile. A me piace, la sono di parte, però a me è piaciuta tantissimo. Ragazzi, io vi invito a leggerla e a prendere spunto per una comparazione della figura femminile odierna e anche quello che sta succedendo negli ultimi tempi intorno alla figura femminile. In ultimo ringrazio nuovamente, mi complimento con la professoressa Elisa Conte e la ringrazio per averci fornito un ulteriore strumento didattico, un'ulteriore risorsa formativa che senz'altro faciliterà il nostro compito di educatori. Grazie mille, grazie a tutti. Allora, la parola al primo relatore, che è il signor Egidio Giordano, storico locale. Un ringraziamento a tutti voi, in particolare al dirigente scolastico, alla professoressa Vilma Fittipaldi, al preside calabrese, che è stato il mio professore di storia e filosofia geoscientifico, e naturalmente alla professoressa Elisa Conte, che ci ha riunito qui oggi in questo incontro culturale. Sono onorato di partecipare insieme a voi a questa iniziativa, dove sono stato chiamato a portare la testimonianza di chi con passione cerca di recuperare e studiare documenti per dare un volto e un'anima alla storia di questa comunità. Il libro della professoressa Conte è un libro di storia che ci informa e ci fa riflettere sul lungo periodo storico, da Spartaco, quindi 70 avanti Cristo, presentato nel libro come un eroe positivo, fino a, quindi un disegnato delle lotte sociali, fino a Garibaldi, quindi siamo intorno al 1860-61, per dare una data così, presentato invece come un errore negativo che ha goduto di una mobilizzazione popolare sproporzionata al suo effettivo valore. Il testo quindi percorre 20 secoli di storia ed è uno stimolo per far conoscere, soprattutto a voi ragazzi e studenti, la storia della comunità del Lagone Grese, in un tempo dove lo studio della storia sta perdendo sempre più importanza. Addirittura di questi giorni un appello per salvare la storia, bene comune, lanciato da Andrea Camilleri, Andrea Giardini e Diana Segre, in cui si chiede di ripristinare la traccia di storia all'esame di maturità, di non diminuire le ore di insegnamento nelle scuole, di non trascurare l'insegnamento universitario della disciplina. E a quanti stanno aderendo intellettuali
grandi scrittori, artisti, storici e tanti personaggi della vita. Nel tempo a mia disposizione per questa riflessione voglio porre alla vostra attenzione tre significativi aspetti che ho colto dalla lettura del libro di Elisa. Il primo riguarda la struttura del libro, che con la sua suddivisione in capitoli non molto lunghi è agevole e piacevole alla lettura. Oltre a essere ricco di argomenti, citazioni, aneddoti e riferimenti da approfondire, che riguardano essenzialmente i popoli che abitavano il nostro territorio, tra cui le note dei greci della Magna Grecia, che vi penetrarono attraverso le vie fluviali, il simbolo della nostra area, i feudatari, quali Chiaromonte, San Severino, che peraltro sono feudatari di Latronico, i Lauvio Lore, casato del famoso ammiraglio Ruggero di Lauria, la presenza dei monaci, tra cui quelli propriamente detti brasiliani, i cistercensi, e dei vari monasteri, tra cui il principale, quello di Cartone. Le varie dominazioni che sono susseguite nel tempo, dai Longobardi ai Bizantini, dai Normanni agli Svevi, dagli Angioini agli Aragonesi, dagli Spagnoli agli Borboni. A proposito dei Bizantini, colgo l'occasione per invitarvi a leggere e studiare un altro bellissimo e significativo libro, quello scritto dalla professoressa Fittibaldi, dal titolo La presenza bizantina nella Lucania e nel meridione d'Italia. E poi l'attenzione riservata alle donne, da Isabella la Morra, la baronessa triste di Valsigna, alle brigandesse, alla loro condizione, mai emancipata, afferma l'autrice a pagina 106, sempre dipendente dal potere maschile, potere che faceva pagare con la vita le trasgressioni, con il sangue. Sì, lo stesso sangue di tante donne vittime di quello che oggi viene chiamato femminicidio. Alle prime messe di Sadelli un intero capitolo, il 18. Di esse scrive con simpatia e ammirazione. Passate la storia perché guidate dal solo istinto, senza istruzione, hanno cercato di difendere la propria dignità di donna, i propri affetti ed il proprio diritto alla sopravvivenza. Con questa attenzione Elisa ci ricorda che è la memoria storica a darci la misura del percorso nei secoli dei diritti umani, all'interno dei quali uno spazio speciale è quello della donna. Il secondo aspetto riguarda le notizie sul Latronico contenute nel libro, dove sono descritti due siti archeologici presenti sul territorio comunale, quello delle grotte preistoriche di Carta e quello del sito di Castione per Torre dei Greci. Non so quanti di voi, pur abitando Latronico, ne conoscono l'esistenza, l'importanza, se hanno mai visto e visitato i reperti che sono conservati dal 1996 nella mostra permanente a Carta, che noi chiamiamo propriamente Museo Archeologico. Vi invito, oltre che a visitare i musei, a leggere con attenzione quelle notizie e casomai ad approfondire, partendo dalla monografia storico-statistica di Latronico del 1852 di Gaetano Arcieri, ad arrivare ai recenti studi dei professori Lorenzo Pipici e Stefano Mancini. Ci si può divertire ed appassionare di una scritta nella narrazione a giornalista Beatrice Monte. L'autrice cita ancora Latronico per gli acque salutari termali e per un capitolo poco conosciuto della sua storia, la massoneria. A proposito della massoneria, così scrive: a Latronico nacque un socialismo basato sui valori del Vangelo che si incarnò nella società La Temperanza, nata nel 1881. Essa aveva come fine di promuovere la fraternità e lo sviluppo civile, morale, civico ed economico e di sostenere una cassa di un soccorso per le vedove e gli orfani dei soci. Ne potevano far parte solo i residenti della Latronico. Tra i 18 e i 60 anni, ed i figli minori dei soci potevano frequentare le lezioni serali. Il terzo aspetto è quello che si richiama dalla lettura dell'appendice del libro. Una riflessione sull'importanza della storia, alla quale mi piace aggiungere la mia considerazione al riguardo, che riprendo dalla premessa al secondo volume di Cronache di Latronico, tutto dedicato alla storia di Latronico, dalla preistoria ai giorni nostri, ancora in merito. La storia ci insegna e ci riporta.
ricorda tutto, la memoria delle proprie radici e dei valori trasmessi di generazione in generazione, costituisce un modo a non dimenticare di dimenticare il passato, che attraverso le esperienze positive e negative degli anni insegna, incoraggia, orienta, assicura, difende. Sapere da dove veniamo e chi siamo serve a capire dove andiamo nel progetto esistenziale cui non possiamo sottrarci. La storia di qualunque comunità umana è storia di sofferenze, guerre, oppressioni, immigrazioni, identità legate o frustrate, ma anche l'identità custodita, ricostruita o ricomposta attraverso la memoria di esperienze, sentimenti, riflessioni, radici di un comune sentire e agire per un progetto di ideali e valori condivisi. Una disciplina come la storia è fondamentale per la crescita dei cittadini responsabili e consapevoli. Senza la storia non si diventa uomini. Senza memoria storica, una comunità rischia di perdere e smarrire il significato e il senso profondo della propria identità culturale e civile. Memoria e storia vanno insieme. Ecco perché, come sosteneva Primo Levi, coltivare la memoria critica significa e comporta il dovere di ricordare e di non dimenticare. L'atto di ricordare porta un uomo a porsi davanti al suo passato e alla storia, cercando di trarre da esso una strategia di comportamento. Ecco perché lo storico è stato autorevolmente definito un veggente che guarda di indietro. Noi siamo ciò che ricordiamo di essere stati. La memoria storica è un diario, un salvadanaio dello spirito e racconta i fatti più pregnanti della vicenda umana. Ecco perché la storia diventa la memoria vivente del mondo. Non c'è futuro senza memoria. Tutto ciò che noi non siamo oggi ha le sue radici nel passato e dimenticare queste radici è come condurre una vita priva di riferimento. Si ha fame e sete di memoria storica, non per una sterile nostalgia del passato, ma perché essa orienta una visione positiva della vita e dei rapporti umani. Ed educa la convivenza pacifica, fornisce l'acqua che lancia i cittadini verso il domani. A proposito dell'importanza della memoria, nella saga letteraria del genere fantasy di grande successo, Il Trono di Spade, che voi ragazzi sicuramente conoscete, Bram Stoker, dotato di potere di viaggiare nel tempo, in un dialogo con il codardo e intelligente e riflessivo Samuel, dice: il re della notte, capo degli estranei, ossessionato dall'idea di distruggere l'umanità, vuole cancellare il mio mondo perché io sono la sua memoria. In volto, la morte è questo, dimenticare, cadere nell'oblio. Chi rimane dimentica ciò che è e quello che ha fatto non è più uno, è solo una mano. Ricordare e non morire. Dunque ragazzi, se vogliamo la storia, non parlano né i morti e né i figli. Non parlano più dei vincitori, dei vinti, non parlano nessuno. Al termine del film, però, della lettura del libro di Elisa, mi è venuto in mente il consiglio che il biologo inglese Sir William Millward dava ai giovani ricercatori. Quando scrivete, diceva, evitate di far impantanare nel fango i vostri lettori o di far loro percorrere a piedi nudi una distesa di bei ricordi. L'autore ci ha centrato appieno questo consiglio, raccontando i fatti e gli avvenimenti in maniera semplice e efficace, creando attenzione e incuriosimento. Tanto più se si pensa che fare storia, al di là di pagine di entusiasmo che può suscitare il ritrovamento di documenti provenienti dal passato, è un'operazione non facile. E questo di sicuro per due motivi. Primo, perché come argomento in versi Eugenio Montale, la storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta, cioè non risponde a precise formule di causa e effetto. Il secondo, perché chi fa storia deve correggere le informazioni del passato che sono deformate, anacronistiche, mitiche, passate dall'intervento della memoria collettiva, consci che la storia la scrivono sempre i vincitori e che anche i documenti autentici
come insegnano i maestri del metodo storico da bocca a Chabot, possono raccontare il falso. Per questo, come ha scritto Paolo Vieri nel Pontico La Storia, l'interpretazione della storia non è mai statica. Rivedere per gli storici un ultimo, l'ultima parola non esiste. Sapete perché? Perché finché i leoni non arrangono storici, le storie di caccia continueranno a modificare il cacciatore. Il terzo, perché chi controlla il passato controlla il futuro. E chi controlla il presente controlla il passato. Nessuno è riuscito a dirlo meglio dello scrittore inglese George Orwell, quello del 1984. Si comprende facilmente che chi conosce la storia è capace di leggere il futuro. E chi è capace di leggere il futuro, lui si è un uomo in grado di esercitare la sua libertà di previsione e di giudizio. Conoscere la propria storia significa vedere il futuro con gli occhi chiari della ragione e della coscienza. Vorrei questo concetto fosse oggetto di meditazione dei tanti, dei pochi studenti che non hanno studiato la storia. E ricordare loro, anche con un certo scandalo, che la storia è una disciplina molto, molto pericolosa. Per questo se ne vogliono occupare tutti, per manipolarla, mistificarla e trasformarla. Mentre gli indispensabili, chi se ne ha ancora un senso di responsabilità, di realtà e di ricerca disinteressata della verità, di riuscire a tenersi imparziali tra vincitori e vinti. In questo consiste la complessità di scrivere la storia. Non studiare la storia fa vivere in un tempo presente, in cui non solo non sai da dove vieni, ma non andrai mai in nessuna direzione. Perciò, ragazzi, amate la storia come ricerca di verità, come ricerca del vissuto, di quel vissuto a partire dal quale tutti noi viviamo la nostra vita. Iniziate a conoscere la storia della vostra famiglia, dei vostri anni, del paese in cui siete nati, e scavate sempre più verso quella conoscenza. Prendete coscienza che la storia è vita, proprio perché essa comporta un dato, qualche cosa che resiste ai nostri concetti, ai nostri pregiudizi, ai nostri sistemi, e che nella storia l'uomo racconta nel bene e nel male se stesso. Lo studio della storia è importante per comprendere gli uomini. Perciò, per non continuare ad agire come se la storia non ci avesse insegnato nulla, e quindi a ripetere errori già fatti in passato, fate vostre le parole di Cicerone, che il mio oratore ha scritto: non sapere che cosa sia accaduto prima della tua nascita sarebbe per te come restare per sempre un bambino. La storia è quella che si pone nei tempi, luce di identità, vita della memoria, maestra della vita. Con la storia è possibile informarsi sui caratteri, sulle varietà, sulle leggende dei comportamenti umani, capire come e perché la società di oggi è diventata quella che è, e dunque come siamo fatti noi. Rendersi conto dei problemi, dei mali che affliggono il mondo, l'Italia, la nostra comunità locale e regionale. Comprenderli per cercare in qualche modo di risolverli, avendo come stella polare il bene comune, la solidarietà, la tolleranza. È così che la storia, come sosteneva il Manzoni, prende discepoli del passato e maestri dell'avvenire. C'è un titolo di una canzone che dice: la storia siamo noi. Non lo sappiamo, ma la storia ci attraversa costantemente e noi attraversiamo senza saperlo la storia. Di questo cammino di attraversamento lo storico ha il dovere di dare un resoconto per coloro che verranno. Perciò, grazie Lisa, e con te grazie a tutti coloro che con passione e sacrificio ricercano e pubblicano libri come questo e ne fanno un nostro ritorno, per far conoscere questa splendida terra che si estende dalle giovani Valle del Reno, poco conosciuta anche per la difficoltà di reperire documenti che troppo spesso si trovano in lontani centri di consultazione. Questo è un grande limite per lo studioso, visto che lo storico non è colui che sa, ma colui che cerca, come è scritto vero. Grazie a Benissa per il prezioso aiuto che attraverso la scrittura del libro può venire ai docenti per rendere affascinante lo studio del passato e ai ragazzi per farvi avvicinare alla storia in generale e a quello locale in particolare.
stimolare la loro curiosità, la voglia di sapere e di conoscere, il loro impegno, la loro partecipazione e responsabilità, tutte cose necessarie per il riscatto e il futuro del Sud, del nostro meridione, dei nostri martoriati paesi. Grazie. Grazie a tutti, grazie per il suo intervento, grazie, molto prezioso, bellissime parole, veramente, complimenti. E adesso ascoltiamo con attenzione, mi raccomando ragazzi, silenzio, l'intervento della professoressa Vilma Tittipaldi, prego. Facile la registrazione, ma non è un difetto perché curioso sta da giovane, lo so, e scientificamente dimostrato, per cui cercherò, se mi stancate di intervenire, se io formatelo, perché io so pure di essere forse un po' curiosa. Quindi dopo un primo saluto alla presidente che ci ospita, alla professoressa che ha scritto questo bellissimo libro per il quale siamo qui, a dottoressa Egidio Giordano, al mio preside, è stato un preside per 5 anni, che ci ho scelto di lavorare, io insegnavo. Quindi usando la presenza della testa al direttore dell'Basilicata che c'è sempre. Allora ragazzi, innanzitutto ecco, prima di dare inizio a tutto quanto sto per dirvi, voglio sottolineare che noi siamo qui per voi, voi siete la parte più importante della scuola, abbiamo salutato la presenza, abbiamo salutato tutti i tecnici, grazie al tecnico, ma noi siamo qua perché ci siete voi, se non ci foste voi, ma che motivo avremmo di stare qui? Quindi se qualcosa non fa ce lo dite, la professoressa ha scritto questo libro per voi, perché voi siete la parte più importante della scuola. Mi dispiace che non ci sia il sindaco, perché io gli alunni dicevo sempre, sarete gli uomini di domani, vi raccomando, studiate, infatti è l'uomo di oggi. Un professionista preparato, politicamente, buon professionista, è stato l'uomo di noi. Ha fatto tesoro sempre, non solo di quando dicessi io, ma di tutto ciò che la classe docente diceva a lui e a tutti gli altri, agli altri alunni. Infatti è stato proprio lui a voler sollecitare, io, anche la mia amica, carissima di Napoli, ma proprio lui a sollecitare, a voler che ci ringraziamo ancora per questo bellissimo libro che io, ragazzi, ho inquadrato lì. Guardate, io ho voluto inquadrare, no? Ecco qua, sapete perché? Per soffermarmi su una cosa di Savoia, la professoressa che l'ha scritta. Poi da Spartaco a Garibaldi. E quindi voi dite, sono 2000 anni di storia, mamma mia, ma li ha scritti talmente bene, in un modo così piacevole, che sarà per me un piacere leggere questo libro. Un libro di storia è qualcosa che riguarda, diciamo, il passato, no? In modo antico. Però l'ha scritto talmente bene, secondo i campi della comunicazione attuale, per cui sarà veramente va letto con attenzione. Chissà quali di voi non amano la lettura, perché amano prenderla costantemente col computer, col telefonino, qualcosa, ma noi dobbiamo saper fare saggio uso di ogni cosa che ci offerta. Il libro ci dà la riflessione se siamo distratti, possiamo tornare su una pagina che abbiamo già letto, per cui ognuno di voi dovrà dire tornare a casa, io devo conoscere me stesso, e quella famosa frase conosci te stesso è importantissima, conosci te io su, avrebbero detto, il filosofo è sempre detto che attenzione, conosci te io, per cui tornate a casa, dite. Io amo la lettura, chiedete a voi stessi, fate un esame introspettivo e dite, io amo la lettura? No, e allora forse mi devo portare un po' di più. È chiaro ragazzi, perché la storia, come diceva anche prima il signor Giordano, è importantissimo, rappresentano e conosce vestigio. Voi capite perfettamente che oggi si fa l'impronta digitale, l'impronta della scarpa delle investigazioni. Pensate quali impronte ci hanno lasciato invece i nostri, diciamo, antenati. Sono cose che vanno lette per poter affrontare proprio come si diceva prima. Allora, io vado a guardare ancora
un'altra volta, vi faccio vedere. Quindi io ho detto che l'ha scritto secondo i canoni della comunicazione attuale, infatti c'è un sottotitolo: storia di popoli, frati e re, frati il Reno e Ionio. Chiaro? Quindi già questo è un segnale per dire qualcosa di più già mediante il titolo. Ma poi il libro costituisce un valido contributo alla conoscenza appunto di questo nostro passato, no? Ma non solo parla di storia, ma parla di molti aspetti storici, quali, come già la presente, aspetti antropologici, troveremo, artistici, religiosi, chiaro, culturali in genere. Parliamo di cultura, come ho detto cultura, ma che significa? La parola cultura deriva dal verbo latino colere, che vuol dire coltivare. Quindi la cultura è qualcosa che l'ha coltivata. Voi dovete coltivarla. Quante volte vi è capitato di avere a casa, anche di, non so per carità, non per sottovalutare il lavoro dell'artigiano, ma abbiamo detto, ma questa è una persona colta, è una persona preparata. Ma da che cosa l'abbiamo fatto? Da quello che ha detto, da come si è comportato. Quindi educare, coltivare sono due parole quali insieme, cultura, educazione, educere, trarre fuori. Quindi voi dovete trarre fuori tutte le potenzialità e talenti che avete affinché poi diventi cultura, possiate coltivare tutto ciò che è in voi e affinché diventi cultura. Quindi questo libro è stato scritto proprio per voi affinché possiate diventare, so che siete colti, un po' più colti. Ebbene, è la storia del nostro, della nostra regione, del nostro territorio. Ma noi come andiamo a definire il territorio? È facile dire, è un'entità fisica. Ma che significa che il territorio è un'entità fisica? Il territorio è fatto di idrografia, orografia, di fiumi, monti. Passiamo alla prima figura. Quindi noi dobbiamo studiare il nostro territorio come entità fisica, con queste caratteristiche geomorfologiche, ma poi dobbiamo studiarlo pure come realtà viva, in fatto di cultura. E il territorio, per le sue caratteristiche, diciamo che possiamo dire che questa nostra regione, più di quanto si pensi, è stata influenzata dalle caratteristiche fisiche relativamente alla storia. Proviamo a guardare, questa è la nostra regione, quando si chiama lontano, ora vi farò vedere con il fondatore un po' lontano, vedete, io ho fatto dei trattini, guardate qui dei trattini. Allora, la nostra regione, quando si chiamava Lucania, sapete cosa converteva? Andava dal Sele all'Ao, vedete? Dall'altra parte andava dal fiume Trati, vedete? Dal Trati al Bradano. Oggi invece noi diremo che purtroppo è così, infatti non so se vedete, questa è la nostra regione, vedete? Prima mancava Matera, era appena dopo. Matera diventerà capitale nel 1663, come potete leggere, con la dominazione spagnola. Quindi prima, in effetti, ecco, la Lucania è quella che vi ho segnato. Quindi attualmente invece, vedete, io ho anche scritto vicino affinché possiate leggere. Quali sono i nostri più grandi misuri di poco? Tra il Tirreno e lo Ionio. Tirreno, come vedete, il fiume Noce sfocia il Tirreno, invece il Sinni, il Cavone, il Bradano, il Basento sfociano tutti nel Tirreno, nel mar Ionio. Quindi vedete come i fiumi hanno un poco determinato anche quelle che sono le circoscrizioni del nostro territorio. Ecco perché hanno influito moltissimo, queste caratteristiche fisiche hanno influito moltissimo su quello che poi è stato detto, appunto, Basilicata per la prima volta nel 1145 nel catalogo dei valori troveremo il nome Basilicata, ma non mi soffermo sulle motivazioni, sono tante da tutte ipotesi. Per cui quando c'è delle ipotesi io non mi pronuncio molto, preferisco parlare sulle cose che sono certe, sulle quali possiamo trovare documenti e così via, e ci dicono che le cose sono proprio così come noi le abbiamo citate. E i fiumi, con i loro sbocchi nel Tirreno e nel Mar Tirreno e nel Mar Ionio,
hanno costituito proprio le vie affinché gli altri popoli potessero venire da noi. La colonizzazione greca come è venuta? Tramite i fiumi. Fiumi che erano navigabili. E voi potreste dire, e perché loro non sono più? Perché purtroppo con il disboscamento i fiumi non hanno più quella, diciamo, quella portata d'acqua che avevano prima. Ma erano fiumi navigabili. Infatti la dottoressa Conte ci parla proprio con una serie di carbone molto ricco, il quale aveva le chiatte alle voci, è vero, del fiume Sine. Quindi addirittura il materiale veniva trasportato via fiume, non solo via, ma i fiumi erano navigabili. Io ho detto quindi che sono arrivati i greci da noi e la nostra regione fa il suo ingresso nella storia con la dominazione greca. Però giustamente c'era una preistoria della quale parla molto bene, e dopo certamente ne parlerà, la professoressa che ha scritto il libro per voi, chiaro. Allora, io vorrei porvi una domanda ora. Secondo voi, come mai sono venuti a colonizzare il meridione d'Italia dalla Grecia? Come la pensate? Secondo voi, non come la pensate, come avete appreso dei libri, come vi state insegnando? Sarebbe facile dire, io mi penso anche ad andare a colonizzare la zona. Ve lo spiego subito. I greci erano molto precisi. Un urbanista greco importantissimo fu Ippolito da Mileto, il quale ogni qualvolta nasceva una città, la studiava, la tracciava. Solo gli abitanti che entravano in quella città ci potevano stare. Non come oggi, dice vado a costruire la terza zona, no. Coloro che non entravano in quel perimetro dovevano andare a colonizzare altre zone, questa è la vera motivazione. Noi sorvoliamo sempre, siamo un po' superficiali, ma voi uomini romani cercate di essere più precisi quando appunto fate qualche affermazione. Me ne assumo tutte le responsabilità. Giustamente non andavano a cercare la zona dove non potevano coltivare, dove non potevano fare nulla, no? E sono venuti a colonizzare le nostre zone. Ecco per quale motivo possiamo andare avanti. Ecco per quale motivo quindi hanno attraversato i fiumi, sono arrivati da noi, hanno costruito molte città. Prima abbiamo avuto i greci, poi abbiamo avuto i romani. Ne parla molto bene, vi spiega molto bene, attentamente, io lo sto sintetizzando le cose, ma se avete a leggere il libro della stessa Conte, potrete, ogni vostro interrogativo potrà avere una risposta. E noi teniamo due testimonianze, diciamo, di città. La città greca, che appunto, diciamo, era caratteristica, era crea, Metaponto e poi Grumento. Però, per quale motivo io ho messo questa piantina? Non sono andata ancora a farvi vedere. Perché intanto i romani non solo sfruttavano le vie dei fiumi, le vie della montagna, i tratturi, voi sapete che sono i tratturi? Le strade verso cui i mandri, i greci venivano portati a mare. Ma non pensate al tratturo come oggi, si pagava il passo, al tempo dell'imperatore Tiberio, si pagava per entrare nei tratturi, per poter attraversare la strada tratturale. Allora i romani, che a differenza dei greci che badavano molto alla filosofia, alla matematica, alla religione, infatti hanno fatto tempo, i romani erano molto pratici, quindi hanno costruito ponti, acquedotti, strade. Le strade romane, i romani sono giunti a noi proprio mediante queste strade che hanno costruito e quindi hanno costruito, vedete, questa è la via Bovinia che partiva da Capua ed arrivava a Reggio e quindi passava attraverso i nostri paesi, ma chissà se c'erano i nostri paesi, chissà se c'erano già tutti i nostri paesi, non lo sappiamo, perché poi ogni paese ha una storia a sé relativamente alla sua, diciamo, alla sua evoluzione. Per esempio, io abito a Pasamento e mi dicono che forse si chiamava Nero all'epoca, però io ho insegnato a Rotonda
e anche rotonda, diciamo, si chiama Nerum, Episcopia, e Nerum, questa città è esistita, però purtroppo non sappiamo dove è stata precisamente ubicata. Comunque, questa è la diapositiva di cui parla la professoressa del libro. Io sto un poco, diciamo, facendo in modo tale che leggendolo possiate già conoscere alcune cose, per cui sarà più scorrevole la lettura. Allora, questa è Via Pompilia. Innanzitutto voglio dirvi che Via Pompilia si chiamava la via che portava all'Aquileia, dalle Marche all'Aquileia, però per quale motivo non era chiamata Pompilia? È perché lo stesso console si è occupato di questa strada. Anzi, questa si chiama pure Annia, oppure la chiamiamo via Aquia o Annia, è chiaro? La chiamiamo con due altri nomi, proprio perché altri consoli si sono occupati. Ma non era la sua strada questa, ecco, vedete che c'era pure la via Liguria. Ma come che non va più? Ecco qui, vedete la via Liguria che io ho segnato in rosso, la vedete? Ho un po' lontano, io veramente non la vedo bene, non ho problemi di vista, non la vedo ancora, vedete? La vedete? La vedete, benissimo, andiamo avanti. E se voi studiate sui libri, dicono che la via Liguria si fermava a Venosa, non è vero. Sono stati trovati, vedete un poco, addirittura da Venosa Pionero 15 miglia, da Rionero fino al Fiume Bravo 29, fino ad arrivare da Semucla a Nerum 16 miglia. Voi sapete che un miglio è un chilometro e 400, al tempo dei Romani, perché l'aria da tempo a tempo e da loro a loro, prima che fosse istituito il sistema metrico decimale. Quindi, ecco, io fa il totale, sono 163, sono chilometri, poi 151, per conviglio, e sono state trovate le pietre miliari, per cui non possiamo dire che si fermava, avevo sa, no, continuava. E poi, se andiamo avanti, io devo fare una... ecco qui, non si vede molto bene, qui si vede molto bene, vi volevo far vedere anche come toccava una parte di pratica, anche la via Appia. La via Appia che poi si collegava con la via Traiana, veniva da San Mio, da Benedetto e giunge da noi. Possiamo andare avanti. Ecco qui, io prima ho citato la città greca, ho detto Metapolo, che attualmente è una frazione invernata, ma all'epoca era una città a sé stante. Questi resti sono proprio di un tempio. Voi sapete che si trovano anche le tavole paladine, ne ha parlato molto bene la prospetta del libro, chiaro, quindi invitato, però ha un'importanza soprattutto a questi templi. Ora andiamo avanti. Invece teniamo un momento, questa è una casa che come ancora avanti, ecco, questo è l'anfiteatro, perché per i Romani bisognava fare tutto, ma bisognava anche divertirsi, per cui i ludi romani, penso che voi sappiate queste cose, si vedono proprio in le costruzioni erano civili, anfiteatri e teatri, proprio per le varie manifestazioni, chiaro? Pensate che addirittura molte volte duravano anche 100 giorni di spettacolo, questa linea. Andiamo avanti, sempre i resti di frumento, avanti. Ecco qui, questa è Episcopia, c'è qualcuno di Episcopia? O siete tutti di La Croce? Io sono visto da 3 anni di Episcopia. Benissimo, allora, abbiamo fatto questa prima volta, a vedere. Io sono saltata subito perché vedete, abbiamo parlato di Romani, stavamo parlando di Medioevo. Voi sapete come Medioevo si divide? In alto Medioevo, medio, ecco, età di mezzo e poi il basso Medioevo, lo sapete perfettamente. Quindi, prima che ho parlato di Medioevo, di Romani, siamo ancora nel Medioevo, però siamo verso il basso Medioevo. Allora, che cosa vediamo? Andiamo avanti. Ecco, questo è Roma Nova. Ci fermiamo qua, perché la vostra professoressa ha inserito, la professoressa Elisa, ha inserito Roma Nova, perciò le sto pronto. Ma volevo farvi notare una cosa, però, per farvi capire quando voi siete agevolati rispetto a chi viveva all'epoca. Perché siete agevolati? Voi sapete leggere. All'epoca erano tutta la famiglia.
Allora, non c'erano i carabinieri stradali. E per far capire che veniva da lontano, che il cuore della città, il fulcro della città, dove venivano gli scambi, i baratti, era in una certa parte, hanno dovuto escogitare un sistema, il campanile della chiesa. Il campanile, vedete, era sempre più vicino al castello, perché allora nella zona distante la chiesa, lì alla piazza, è vicino il negozio del calzolaio, un negozio della, come si chiama, del falegname, gli scappellini no, voi siete elettronico? Molte chiese sono state fatte proprio con le pietre, queste la donna elettronico, pietre in forni che non andavano mai al di là dei 30-40 cm, le preparavano il portatore, persone che lavoravano facendo economia di tempo. Le ore di lavoro erano scandite dal tocco delle campane del campanile, dall'alba al tramonto si lavorava. Chiaro? Quindi ogni qualvolta siete sull'autostrada, girate l'Italia e ci vedo un campanile, non abbiate dubbi che quel campanile è dall'epoca medievale con questi presupposti, esclusivamente per indicare che non andavano a leggere persone. Non c'era un segnale stradale, allora vedete il campanile, per cui sono buona io, cosa che sto arrivando? No, dite la verità, non per correzza, di fame, era una cosa grande, e quindi accendono. Ecco, anche il Lago Negro, purtroppo, Lago Negro, ecco qui, a Lago Negro noi vediamo la chiesa e il castello dietro noi. Sempre chiesa e castello, ma vi siete chiesti per quale motivo? Un castello sempre qua a chiesa vicino, ma per quale motivo? Era una cosa voluta, volutamente, perché si voleva quasi far discendere dal Dio il potere del sovrano. Infatti, quando c'è un castello c'è sempre la chiesa, quando non la vedete vuol dire che state in Milano. Se andate a Chiaroponte, tutti conoscono la chiesa di San Giovanni, ma c'è anche il Santo Tommaso che era di San Severino, che era accanto al castello di San Severino, quindi camminavano sempre insieme. Relativamente all'episcopia devo esprimere qualche perplessità, perché la chiesa è del 1006, però le opere che sono in Pergamento precedenti, ho i miei dubbi che sia stata fatta nel 1006, o quantomeno in una sorta di riproposizione formale che è stata fatta con quelle caratteristiche. Ecco qui, il castello, questo è un bellissimo disegno della nostra paesana, Anna Iannuzzi, guardate che brava, a Franca, mi chiedo scusa, ragazzi, io vorrei di non era italiano. Allora, vedete Simone Picchio, perché la professoressa Conte ha descritto tutta la storia, però in un modo molto simpatico, che parla molto delle figure leggendarie. È un piacere leggere questo libro. Infatti, Anna Iannuzzi ha fatto questo bellissimo, a vedere un monaco. Chissà quanti di voi dalle nonne hanno appreso, diciamo, la sento parlare di questa figura leggendaria. E per esempio, io ho detto prima che il castello, la chiesa vicino al castello, è probabile che sia stata fatta dopo, ma c'è di più, perché proprio da quella volta si passava e si trovava la chiesa di Sant'Anna. E poi lei dirà, ecco, quindi è probabile che se non ci stava la chiesa, ci stava, ma qualcosa di sacro accanto al castello c'era sempre. Bene, insomma, questo non dobbiamo far scoprire, sapete perché ci va dal marito? Io poi non ho riuscito a scoprire, no? Allora, ma chi vive in quei castelli? Innanzitutto vi devo dire una cosa, che la storia del meridione è diversa da quella del nord. Molte volte dice, ma il sud in queste condizioni è stata la storia. Voi dovete pensare che qua sopra c'è il comune, qua c'è un feudalesco, c'erano i feudatari. E noi possiamo contare 7 grandi famiglie di feudatari del nostro meridione. Io qui non contate voi, perché la professoressa che soprattutto giustamente vi parla dei Chiaromonte e dei San Severino. Io devo fare un passo indietro, devo tornare, ho parlato dei Romani,
dopo i romani abbiamo avuto i longobardi, bizantini e longobardi contemporaneamente, arabi, poi abbiamo avuto i normanni sono venuti dal nord e giustamente hanno portato un esercito, delle persone di fiducia, tra le quali c'erano uno che si chiamava Clermont e uno che si chiamava Turgisio, qualche libro lo chiama Turgisio, Turgisio, e forse Angelio e forse pure un certo Sidà, ma non abbiamo dominato. I Clermont hanno dato vita ai Chiaromonte, alla famiglia dei Chiaromonte. Chiaromonte, da non confondere con i Chiaromonte perché sono in Sicilia, anche se a mio avviso c'è qualcosa che li unisce, perché nel castello di Menfi c'è la cappella che ha le stesse caratteristiche dei Chiaromonte, però staremo a vedere, non sappiamo ancora. Sì, sì. Quindi abbiamo i Chiaromonte e poi invece i Turgisio, Turgisio darà vita ad una casata che si chiamerà San Severino. E come mai? Quello è Turgisio, perché riceverà in omaggio da Roberto Guiscardo la contea di Roda e si chiamerà poi San Severino. Invece Angelio darà vita alla famiglia dei Filangeli. A un certo punto però si uniscono, subiscono perché vedremo che, ecco qui, vedete, si sposerà sotto sotto Margherita, un membro della famiglia di Chiaromonte si sposerà con San Severino e quindi queste due casate che andiamo avanti perché siamo alla fine. Ecco qui, la professoressa intanto parla proprio, parla bene, diciamo, relativamente ai complessi abbaziali, agli ordini religiosi, che questi feudatari hanno fatto. Parla molto bene dell'abbazia del Sagittario, prima benedettina con le docenze, e la statua, vedete, che vede proprio la Madonna Sagittario, che è questa. Vedete, è una Madonna fatta in una maniera molto presa, da artisti che giustamente non hanno costruito delle lezioni, però c'è certamente nella storia, comunque rappresenta la Madonna con il fisco avanti. Sempre parlando di questi feudatari, dunque, fino al 1806 noi avremo il feudalesimo, quindi nel 1663, come dicevo prima, Matera diventerà capoluogo della Basilicata per 143 anni, fino al 1806, perché poi con Napoleone, con il cognato, diventerà potenza. Però in questo periodo ci saranno sempre questi feudatari. E io sono andata a Seicento, nel 1663, e vi voglio far vedere una chiesa di Castelluccio, fatta nel 1600, che è uguale al Palazzo Baronale. Questa è la chiesa di San Nicola, se andiamo avanti, ancora chiesa di San Nicola. Provate a guardare quegli stucchi dorati, c'è qualcuno di voi che ha la testa media? Oh, bravissime, allora capite di cosa sto parlando, del barocco, dell'arte un po' amorosa, voluta dal Concilio di Trento, voluta, aspettate, forse mi sono espresso un po' male, il Concilio di Trento voleva che le opere d'arte fossero genuine, ricche di persone, non per attirare le foglie delle chiese, affinché si sostasse davanti alle opere religiose, diciamo, contatto a me. E ora vi faccio vedere invece, ecco qua, questi invece del Palazzo Marchesato, guardate, gli stessi stucchi, Castelluccio rappresenta una grande eccezione. Non abbiamo in tutta Italia la chiesa o la Palazzo Marchesato, addirittura in mezzo a Napoli, andiamo avanti. Oh, vedete, questi stucchi si trovano a Napoli, nel Duomo, però vengono i membri della famiglia Pescara di Castelluccio e gli stemmi che teniamo nello stesso stile. Quindi questo rappresenta una grande eccezione. Quindi nei nostri paesi, noi dovremmo conoscere meglio i nostri paesi. Sapete cosa ho scritto io, diciamo, nella prima pagina di un libro che ho fatto cenno gentilmente? Il signor Giordano, ho scritto che non bisogna trovare nuove terre, ma bisogna avere nuovi occhi per guardare già dove teniamo. Quindi da oggi guardate con occhi, leggete il libro,
perché una guida è poco, facendo tesoro di quello che la professoressa Conte ha scritto, verificate il nuovo, verificate nei vostri mesi. È chiaro? Va bene, io con questo ragazzi vi lascio. Vi lasciò, no, vi la, c'è l'intanto di dire, però altrimenti, dice, allora tecnica, siamo facendo una registrazione del mondo, del mondo, insomma, sarei proprio cattiva nei vostri riguardi, vi ringrazio, vi ho visto veramente attenti, voglio fare così, sono contenta, spero tanto che uscendo di qua possa venire, conosciamo qualcosa in più. Va bene? Auguri ragazzi. Allora, adesso tocca a me. Però hanno detto quasi tutto, ma io non ho molto da dire tranne puntualizzare qualcosa. Ringrazio la dirigente per la disponibilità veramente, perché ci tenevo che questo libro fosse presentato nel giusto contesto, che è quello di una scuola, perché veramente io questo libro l'ho scritto per i ragazzi, quindi portarlo in mezzo a voi significa anche vedere se lo scopo che mi ero prefissato è stato raggiunto, vale a dire se sono arrivata a incuriosirvi in modo tale da interessarvi un po' di più a quella che è la nostra storia, perché vedete la nostra storia è una storia bellissima e importantissima, però la conosciamo poco. Ringrazio Egizio Giordano per la sua presenza, ringrazio il professore Calabrese, il presidente Calabrese, tutti quelli che sono là, Mario Lamboglia che è sempre gentilissimo e presente a queste iniziative. E ringrazio tutte le insegnanti, gli insegnanti che mi hanno consentito anche questa presentazione, chiamiamola così. Allora, io parto da un presupposto. Lo scopo del libro non è quello di fare un libro di storia, ma è un libro di approfondimento, nel senso che la nostra storia, che è bellissima e importantissima, nei libri di storia non trova la giusta dimensione e la giusta importanza, perché un libro di storia si deve occupare di tutti i territori, quindi non è che può fermarsi e soffermarsi sul nostro. E allora ho pensato io di soffermarmi su alcuni episodi che ci fanno capire meglio quello che è successo. E poi il libro nata con 20 secoli di storia, sono tanti, però ho cercato di farlo attraverso degli episodi per incuriosirvi. La storia in questa zona comincia dalla preistoria, io non sto a raccontarvi tutto perché poi se volete a scuola potete anche trovarvi il capitolo che vi interessa. Per esempio noi ci troviamo qui al Latronico, dove la zona di Carta e le grotte di Carta sono una manifestazione della preistoria, che arrivano fino al Neolitico, quindi sono anche più antiche, però arrivano fino al Neolitico, quindi più o meno avete questo senso di che periodo siamo. Però la storia di questa zona è senza soluzione di continuità. Voglio dire che questa zona è stata sempre popolata, perché poi ci spostiamo su Colle dei Greci. Colle dei Greci è una città, era un grosso centro, che i reperti datano intorno all'VIII secolo a.C. Però secondo il professore Quirici, su Colle dei Greci c'era un sito pre-ellenico e pre-romano, quindi arriviamo all'undicesimo secolo a.C., perché questa zona era una zona abitata prima dagli Eoli
e inoltre che erano popolazioni indigene però provenienti dalla Grecia. Poi abbiamo avuto i Lucani nel V secolo e poi sono arrivati i Romani, quindi vedete che in questa zona non ci siamo fatti mancare niente, ci sono venuti tutti e ognuno ha lasciato qualcosa. Però la professoressa parlava di alcune città scomparse. Che significa città scomparse? Città che abbiamo la certezza che ci sono state, però non sappiamo ubicarle, cioè chi la mette in un posto, chi in un altro, chi in un altro, perché non abbiamo una cosa scritta. E mo ne vediamo una. Vedete, questa è una cartina più o meno della Basilicata che va dal Tirreno allo Ionio. La colonizzazione greca avvenne sulle coste ioniche e le due città più importanti sono Metaponto, che fu fondata da alcuni coloni di Colofone che erano in fuga perché erano stati invasi dai Litigi. E poi abbiamo Siris, che è una città achea, fondata dagli Achei. La differenza tra le città fondate dai coloni di Colofone e gli Achei e che gli Achei erano più aperti, cioè andavano verso l'interno, si spostavano. Ed ecco perché io vi dico che c'è una città scomparsa. Sentite la curiosità, una città scomparsa, la Gallia si chiamava. A noi è rimasto perché c'era un famoso vino in questa città, il Lagarino. Era un vino che piaceva moltissimo anche agli antichi romani, tant'è che attraverso la via del vino arrivava fino a Venosa e poi a Roma questo vino. Però su questa Lagaria vi devo dire una curiosità. Il professore Quinici, che è quello che ha fatto le carte archeologiche della Valle del Sinni, ha posizionato questa Lagaria sul Monte Coppola. Il Monte Coppola è una montagna che si trova di fronte a Valsigni, va bene? Quindi vicino a noi. E più o meno la pianta doveva essere questa. Vediamolo meglio, la pianta di questa città. Ma la curiosità di questa Lagaria, sapete qual è? Che la Gallia, secondo la leggenda, fu fondata da Echeo. E sapete chi era Echeo? Colui che costruì il cavallo di Troia. Voi sapete che Ulisse era astuto. Non voleva far costruire questo cavallo, ma sapeva che poi ci sarebbe stata la maledizione degli dei. E allora convinsero questo povero artigiano, Echeo, che era un famigliano, disse Ulisse, tu costruisci il cavallo, non ti preoccupare, poi noi ti facciamo fuggire, così la vendetta degli dei non ci sarà. E Echeo costruì il cavallo, sapete la storia, col cavallo di Troia si distrusse Troia, e Echeo, ricordandosi che la maledizione esisteva, che gli dei che proteggevano Troia si sarebbero vendicati, si mise su una nave e partì da Troia ed arrivò proprio sullo Ionio e arrivò alla foce del Sinni. Sapete cos'è la foce? Dove il fiume si versa nel mare, no? Lui percorse, non si fermò, aveva ancora paura, e che fece? A ritroso fece il percorso del Sinni dalla foce verso l'interno, fino a quando trovò questa montagna che gli piacque, si muove, fermo qua e fondo qui una città. Andiamo, non si vede, non si riesce a vedere che non è una. Questa doveva essere la Gallia. Lui, appena fondò la città, la prima cosa che fece, costruì un tempio dedicato a Minerva, che era la dea che lo proteggeva, e l'altare, la prima cosa che fece l'altare. Poi sull'altare, in fretta in fretta, prese tutti gli arnesi che erano serviti per costruire il cavallo, li poggiò sull'altare e li consacrò a Minerva. Da quel momento lui non era più responsabile, quindi era Minerva che doveva poter. Questa è la leggenda, per dirvi che questa città è legata a questa leggenda. Ma no, il professore, questa doveva essere la pianta. Hanno trovato questo vaso proveniente da Monte Coppola ed è una ceramica molto semplice, questa qui se la guardate, non è colorata, eh?
andiamo avanti. Questi sono altri reperti di Monte Coppola, quindi c'è stato un centro qui, non è che diciamo, facciamo solo un'ipotesi. Andiamo avanti, questo è il Monte Coppola come si presenta. Queste sono le mura, perché sono state trovate pure le mura, e se voi guardate sono massi abbastanza grossi che ci fanno capire che dovevano essere delle mura di circa grandi. Poi andiamo avanti, queste sono le mura ancora, voglio andare in fretta perché sennò non facciamo. Ecco, questo è tutto quello che rimane sul Monte Coppola, e questo è il laghetto. Guardate, dove si costruiva un tempio, gli antichi dovevano avere l'acqua, la sorgente, perché vicino al tempio ci doveva essere la sorgente. Questa era la sorgente di Monte Coppola, e queste sono ancora le mura. Passiamo sempre a Monte Coppola, ve l'ho voluto far vedere perché questa è una leggenda poco conosciuta, quella di Epeo, mentre noi ci possiamo pure fregiare e dire però chi ha costruito il cavallo di Troia è venuto da noi. Questi qua sono dei materiali in ceramica che sono stati trovati intorno al laghetto in quella zona. Adesso poi andiamo al secondo blocco, però abbiamo parlato di altre due città. Oltre alla Gallia c'era l'antica Senuncla e poi c'era Nerum. Sono le città scomparse, però erano in questa zona. Nerum c'è chi la posiziona a rotonda. L'archeologa Paolo Bottini invece a Castelluccio. Altri la vorrebbero al Lago Negro, però noi con certezza non lo sappiamo. La stessa cosa è successa per Senuncla. Senuncla era l'antica gente che si pensava fosse a Selugia. A Selugia hanno trovato il castello, invece qua forse c'era il centro. Poi c'è stato Tommaso Pedio che nei centri scomparsi della Basilicata addirittura ha posizionato Senuncla su cose dei greci. Perché secondo alcune notizie che abbiamo c'era un Acer Mons da scalare, un Mons piuttosto aspro che faceva pure la difesa, e poi sul Colle dei Greci sono state trovate delle mura. Ora vi faccio vedere sul Colle dei Greci alcune immagini. Perché facciamo un passo indietro? L'archeologia nella zona nostra dove abbiamo il museo a cielo aperto, dopo andiamo e troviamo le reperti, è cominciato lo studio dell'archeologia con il professore Dino Adamisteano, che è venuto un rumeno per scoprire la nostra zona e che ha fondato pure il museo di Metapoli, di Metapoli. Questo qui, Dino Adamisteano, fu il primo che ha cominciato a scavare a Chiaromonte, non proprio a Chiaromonte, ma nell'interno di Chiaromonte, in due contrade. Allora, queste sono delle diapositive fatte proprio dal professore Quirici durante un convegno che faceva a Episcopia nel 1911, quindi alcuni anni fa. Andiamo avanti. Qui fa vedere Episcopia con le dei greci, quei puntini rossi che vedete in Chiaromonte. La stessa, andiamo avanti. Allora, questi sono dei reperti trovati a Panevino, a Tursi. Questa doveva essere una tomba di un capo tribù. Voi sapete che gli antichi seppellivano i morti con gli oggetti che potevano servire. Servivano nell'antichità, come avevano fatto anche con i faraoni, come hanno fatto sempre. E dalla ricchezza della tomba riusciamo a capire il morto che il ceto sociale aveva. Questo doveva essere un capotribù, perché oltre a quelle alberi troviamo anche delle punte di lancia, vedete? Andiamo avanti. Questo sono dei vasi, una coppa su stelo, che provengono sempre nel Basso Sinni, e questi ci fanno vedere il contatto con l'arte greca. Sono vasi costruiti in loco, quindi artigiani locali, ma che indicano la fattura greca, vedete?
E qua siamo al XIII secolo avanti Cristo, pensate un po', per farci un'idea del XIII secolo siamo 1200 anni avanti Cristo. Se pensate che Troia fu distrutta l'11 giugno 1182, siamo più o meno nel periodo della guerra di Troia, questo per inquadrarla nel tempo. Andiamo avanti, questo è un altro, sempre proveniente dal basso Sinni, un'altra anfora che fa vedere sempre il contatto con le popolazioni del liceo. Andiamo avanti, questa è l'area poi che vi interessava, Androna, perché Androna è un'area antichissima, forse la più antica. Andiamo avanti, però questi sono dei tumuli, vedete, quando può capitare pure a noi di trovare dei tumuli fatti così, sono delle tombe, perché prima le tombe, quelle più antiche, erano fatte in questo modo. Poi successivamente si passa a tegoloni oppure ne vedremo altri, però siamo già nel IV secolo avanti Cristo. Questo provengono sempre da Ancona, vedete, e queste sono tombe che dimostrano popolazioni guerriere che si dovevano difendere. Abbiamo per lo più coltelle, punte fasce, punte ruoli dell'Europa d'Aria. Andiamo avanti. Ecco, vi voglio far vedere. Questa è sempre una tomba trovata da Ancona. Però se guardate è stata poi ricostruita, mi abbasso, vedete, era la tomba di una donna questa qua. Tutti quei monili che trovate, vedete, li erano messi addosso. E se guardate, fate caso a quel bracciale a spirale che ha al braccio. Tenetelo a mente quel bracciale. Andiamo avanti. Queste sono ancora anfore, sempre che provengono dalla zona di Ancona. Andiamo avanti. Qua a vedere come era popolato il territorio, e la zona di Chiaromonte ha avuto la maggiore importanza durante il periodo inoltre e poi continua, però il periodo più importante, guardate, era quello là. Andiamo avanti. Ecco, Chiaromonte sotto la croce è il nome della Sfinga, che erano i luoghi dove abbiamo trovato più reperti. Andiamo avanti, se no non ce la facciamo più. Andiamo. Finito? Sì, l'altro, facciamo l'altro. Ecco, è quello di come le greci, non lo abbiamo detto. Mannaggia. Sì, sì. Non c'era, vabbè. No, non c'è qua, era un altro, è finito. No. Vabbè, questa è la tomba di Episcopia, andiamo avanti e vuol dire che ce l'ho la permessa, però è inutile che andiamo avanti. Questa andiamo avanti. Allora, questo qua, sempre a Chiaromonte, sì, andiamo avanti ancora, a Chiaromonte, vedete, quella è la figura, la spilla, vedete? Servivano soprattutto per tenere fermi i vestiti, perché non è che si cucisse quelle. Quella è una tomba, sempre trovata a Chiaromonte. Andiamo avanti. Allora, questo qua è uno schiniero, una specie di gambale, che mettevano i guerrieri per proteggere la gamba, però in alcune tombe troviamo questi come elementi decorativi femminili. Quando non avevano da mettere nella tomba di una donna, ci mettevano uno di questi e pure faceva scena. Andiamo? Questo è un pugnale, sempre, questa è, ecco, la fase nuova a Chiaromonte. Andiamo avanti. Questo qua, guardate, è un guerriero bello addobbato, guardate. Cioè è stato ricostruito il guerriero. La tomba dell'ottava, guardate, questa è una tomba di fine X secolo, sempre a Chiaromonte. Guardate tutte quelle spirali, quei bracciali che portavano sia alle caviglie che al braccio, come si usa pure voi, non è che andiamo avanti. Questo è lo scheletro. Ah, vi volevo dire un'altra cosa.
Nella zona nostra troviamo lo scheletro in posizione supina, non rannicchiata. Quindi questa era la caratteristica delle popolazioni che gravitavano sul terreno per quanto riguarda le sepolture. Andiamo avanti. Ecco qua, questa è una donna, vedete come è stata trovata? Nella tomba sono stati trovati vari oggetti e poi è stato messo sulla donna. Ancora, questa qua è la tomba sotto la croce di Chiaromonte, ma andiamo avanti perché vediamo. Guardate, questa donna, vedete che cosa ha in testa? Ha un copricapo che è fatto di acciaio. Ghiacciai, sì, una cosa del genere. E tante collane, guardate come era messo in testa questo copricapo. Tenetelo a mente. Tenetelo a mente, guardate, queste erano delle collane. Hanno trovato dell'ambra, l'ambra era preziosa, veniva dal Baltico, quindi questo sta a significare che nelle tombe più ricche mettevano anche materiali preziosi, argento, ora e quest'ambra che veniva da lontano e quindi costava parecchio. Vedi, queste sono delle collane, queste pure sono in argento. Andiamo. Questa è una collana di ambra molto fine, guardate, non è che solo voi vengono tante collane, da loro chi poteva permettersi solo lo faceva. Ecco qua ancora, questi sono oggetti trovati in delle tombe, questi sono, vedete, sono degli utensili che si trovavano e che servivano nella vita quotidiana, pure tutti i giorni venivano usati. Andiamo avanti, guardate, questo qua era uno scudo, i vari pezzi, questa è un'area sacra, andiamo avanti, queste qua sono delle statuine, statuette, trovate in una zona sacra, perché nelle zone sacre in genere c'era, vi ho detto già, la sorgente, ma c'era pure una fornace, dove si facevano gli ex voto. A San Egitto che si portavano il braccio, la gamba, secondo la grazia ricevuta, no? Eppure anticamente si facevano, si entrava nel tempio e si portavano queste ex voto, queste stradine. Andiamo avanti, questa è ancora un'altra cosa di Chiaromonte. Ecco qua, questo facciamo contenta la professoressa. Nella zona di San Pasquale, sempre a Chiaromonte, è stata trovata una sepoltura infantile, una sepoltura di un bambino, una bambina, e era stata sepolta, in questa tomba si trova un medaglione con una vergine col bambino. Siamo nel VII secolo d.C., quindi siamo nel 600 d.C., e questa è di una fattura splendida, questo, e ci sono le orecchine a fianco. E questi sono i famosi ori di Senese. Vedete, sempre in una località in questa zona furono trovati addirittura una tomba con un tesoro, con parecchi orecchini, anelli, e furono definiti ori di Senese. Non li abbiamo noi, sono che trovano a Napoli al Museo Nazionale, perché noi non avevamo musei quando furono trovati. Però la cosa importante è che gli studiosi non sono stati mai d'accordo nel dire se questi ori erano di fattura longobarda o di fattura bizantina, perché in quel periodo c'erano sia i bizantini in questa zona che i longobardi. Per tagliare la testa al toro, noi diciamo che anche se fossero stati di fattura bizantina, viveva in questa zona una tribù, una popolazione che aveva un elevato grado sociale anche di ricchezza e si era potuto permettere questi gioielli. Quindi diciamo poteva essere una donna longobarda sepolta con gioielli però di fattura bizantina che dovevano costare parecchio. E adesso arriviamo nel Palazzo dei Sinni. Questa è carta di Latronico, andiamo avanti. Queste sono una, vi parlavo delle grotte, vedete, le grotte di Latronico sono state sventrate, voi lo sapete che è passata la strada
volte, quindi sono state proprio tagliate, è stato un peccato, però. E nelle grotte di Latronico hanno trovato anche dei reperti come tipi votive, per cui forse c'era già il culto delle acque, le acque che troviamo a Latronico, le acque di Calda, erano delle acque che venivano addirittura venerate in quel periodo. Poi andiamo avanti, questi sono dei cocci sempre trovati a casa nelle grotte. Dobbiamo andare veloce perché sennò. E vedete, questa qua era, ve lo voglio far vedere, perché a nome dei greci non manco si facevano mangiare l'ambra, quindi l'abbiamo vista in chiaro modo, ma pure con le dei greci ha restituito queste collane. Vedete un'altra volta il copricapo lì, guardatelo, quel copricapo che abbiamo visto su quella donna. Andiamo avanti, questo è il gambale, lo schiniero, sempre da colle dei greci, queste sono le stelle. Colle dei greci è stata depredata, ragazzi, c'era l'infinità di roba che è stata venduta e molti di questi oggetti si trovano al museo del Conte Zurlo a Napoli, quindi c'erano dei tombaroli che pigliavano e portavano via. Andiamo avanti, ecco, vedete queste donne come ce l'hanno posizionate in testa il panno che si portava, guardate, non somiglia a quelle donne che abbiamo visto a quel copricapo? Andiamo avanti e adesso vi faccio vedere la cosa, guardate il bracciale spirale, le ritroviamo, a parte che le ragazze di adesso li portano già, ma in alcune tribù in Africa collane e bracciali sono ancora portate allo stesso modo. Ecco, vedete come queste popolazioni ancora primitive si addobbano e si attindano in questo modo. Andiamo avanti, vi volevo far vedere un'ultima, sì, questo qua possiamo andare avanti, vedete, sempre la e si somigliano. La fuga di Episcopia, vi volevo far vedere ultime immagini su Episcopia, cosa trovate che manco quelli di Episcopia sanno, perché noi non abbiamo un museo e non lo possiamo, dobbiamo, ecco sì, quello lì, no, allora questa qua andiamo avanti perché volevo far vedere solo alcuni reperti. Sì, questo è l'attuale storico fatto dal professore Quirici, che è una miniera di notizie, veramente, un attuale storico della Basilicata. Allora, il professore Quirici, qual è la scoperta che ha fatto? Si pensava prima che c'era questo grosso centro Colle dei Greci scomparve, già durante la guerra civile non c'era più, quando arrivò Sparta era già scomparso. Si pensa che Colle dei Greci scomparve durante le guerre tarantine, perché Colle dei Greci si schierò con Pirro e con Taranto contro i Romani, quindi scomparve questo Colle dei Greci. Andiamo avanti, però Colle dei Greci è importante anche perché di fronte c'è Pallareda, l'avete sentito parlare, quindi non scoprire, sapete. Che vi dice Pallareda, che è un'altra collinetta secondo voi? Non potrebbe essere un luogo consacrato a Pallo, a Minerva? E questo è un punto interrogativo che ancora dobbiamo scoprire. Come il professore Quirici, che cosa ha detto di particolare? Quando scomparve Colle dei Greci, che era un centro nostro, la popolazione fu costretta a... Vi siete stancati? No. La popolazione fu costretta a trasferirsi giù, a Valle. Quindi, che cosa fanno i romani? Come pagavano i soldati? Non mi danno i soldi. I veterani ricevevano in cambio delle terre conquistate. Quindi, conquistate Colle dei Greci, tutta la zona sotto fu divisa ai veterani. I veterani, ognuno creò delle fattorie in quella zona dove lavoravano la gente del popolo. Qual era le fattorie? Peroso, Figaro, Manga di Sopra, parte di Aroma, erano tutte fattorie. E noi prima pensavamo, supponevamo, con una carta archeologica della Valle dei Sani, il professore Quirici ha dimostrato che tutte e due le rive del Sinni, la riva destra e la riva sinistra, erano piene di
queste fattorie. E chi sta in campagna sa che trova sempre cocci quando sta. È vero o no? Sì, sì, sì. Andiamo avanti, dai, vai avanti. E allora, a questo proposito, per l'episcopia, andiamo avanti, sì. Ecco qua, episcopia, vi volevo far vedere, andiamo avanti, solo un'immagine perché sennò vi stancate troppo, andiamo avanti. Ancora. Da una fattoria che sarebbe a Valle del Ponte, vedete le fattorie lungo quei cose lì, erano tutte fattorie. Andiamo avanti, questa è una tomba di Colle dei Greci, andiamo avanti, vedete come ancora. Vedete come se questo l'hanno scavato di recente a Colle dei Greci, poi hanno interrotto gli scavi per mancanza di fondi. È vero o no, professore Bruno? È vero? Così dico. Andiamo avanti. Ecco qua, una donna di Colle dei Greci, vedete sempre quei bracciali, ancora. Vedete come erano posizionati i vasi, ancora. Vediamo se lo troviamo, andiamo ancora avanti. Ecco, questa qua è una sepoltura, sono parte di una sepoltura, vedete? Quella dei colori, cioè una cassa di mattoni, ci mettevano il morto e poi lo coprivano con quello per far scorrere l'acqua, quello che conservavano anche più possibile. Ancora avanti. Ancora. Questi qua, vedete, sono pezzi di telaio, perché ogni donna aveva il telaio in casa, sono dei pezzi di telaio, che purtroppo non avendo un museo, no? Avanti, un altro poco. Ecco qua, prendiamoci qua. Questi provengono da episcopie, fatemi fare un po' di campanilismo pure. Allora, praticamente, avevamo individuato con la sovrintendenza una zona sacra a... sotto il cimitero, vabbè, non me ne vengo, l'ho detto prima, a Valle del Ponte, la zona sacra, avevamo individuato la sorgente, avevamo individuato, vedete che quelle sono due testine fatte con lo stambino, vedete? L'altro è più antico, un protomo più antico, ma quei due, perché c'era una fornace in quella zona, una fornace dove si facevano gli ex voto, va bene? Io vi ho fatto vedere queste immagini proprio per darvi un'idea di quello che abbiamo. Ma per tornare al libro, io non vi voglio più tediare perché sennò vi siete stancati. Il libro va da Spartaco a Garibaldi. Dice, ma perché questi due personaggi? È un po' Spartaco, veramente mi era simpatico. Sapete perché? Perché la storia, no? Quando si fa la storia, quando si scrive la storia la scrivono i vincitori, è vero o no? Chi ha vinto scrive la storia e la scrive a modo suo. Quindi Spartaco era un ribelle, si era ribellato a Roma. Roma addirittura per sconfiggere Spartaco, pensate un po', lui era arrivato in Basilicata, in questa zona di Pollino, e aveva tanti di quei seguaci, cioè tutte le popolazioni del posto, i contadini, lo seguivano. C'erano pure le moglie dei contadini, come delle brigandesse che seguivano Spartaco. Quindi Roma, l'esercito romano, era stato sconfitto diverse volte. Altro che lo smartphone. Addirittura, come si chiama, Crasso, il console che era stato mandato per sconfiggere Spartaco, pretese da Roma 8 legioni, tante quante ne erano state date a Cesare per conquistare la Gallia, perché disse no, non ne veniva mancata, e infatti riuscì a sconfiggerlo con un esercito grandissimo. Quindi, però perché non ricordiamo Spartaco? Spartaco è lo schiavo che si ribella a Roma, però per tutelare i diritti civili legati alla popolazione. Ecco perché la gente lo seguiva pure. Spartaco addirittura viene rivalutato anche da Carlo Marx, perché vedi lui il primo che si
che sinistra di Spartaco. Sì, la sinistra. E addirittura ci sono le brigate Spartaco durante il periodo della resistenza. Cioè questo Spartaco viene preso come un esempio. Boh, ognuno ne fa l'uso che crede, ognuno si fa la sua idea, però io dico che Spartaco forse è stato sottovalutato, mentre è stato sopravvalutato Garibaldi. No, noi tutti lo conosciamo Garibaldi, no? Garibaldi, eroe dei mondi, ha fatto l'Italia, ha unificato l'Italia, e forse io qualcosina l'avrei capito in proposito. Pensiamo, noi avevamo il regno delle due Sicilie, che era un regno con un sovrano riconosciuto, che aveva le sue ambasciate fuori dal regno delle due Sicilie e aveva gli ambasciatori degli altri stati italiani. Sembra giusto che Garibaldi con 1000 uomini si parte da Quarto, arriva, sbarca a Marsala, poi perché Marsala lo diciamo, e va a invadere uno Stato sovrano senza dichiarazione di guerra, perché se è uno Stato sovrano, se io lo devo invadere devo dichiarare guerra. Non c'è stata nessuna dichiarazione di guerra. Cavour e Vittorio Emanuele se ne stettero buoni, dissero con Garibaldi, tu vai, se l'impresa fallisce, noi non c'entriamo, hai anche iniziativa tua e basta, sono fatti tuoi. Se invece l'altro fine, allora interveniamo noi. Garibaldi parte con 1000 uomini. Veramente dobbiamo credere che 1000 uomini ne sconfiggono 100.000 quando era l'esercito che c'era del regno delle due Sicilie? Inglese. Oppure che cosa era successo in quel periodo? Si era aperto il canale di Suez, va bene? Il regno delle due Sicilie aveva fatto un accordo con la Russia per il passaggio. Gli inglesi ci tenevano a questo Mediterraneo, a questi passaggi. Il regno del Piemonte aveva fatto tante di quelle guerre, le guerre di indipendenza più importanti, era indebitato fino all'osso, era pieno di debiti. Chi gli aveva prestato i soldi? La Francia e l'Inghilterra. Questi Francia e l'Inghilterra sapevano che non avrebbero mai avuto questi soldi più. Allora in Inghilterra la massoneria inglese preparò il viaggio di Garibaldi. Ragazzi, questo lo dobbiamo sapere, perché se il Sud ha avuto una storia travagliata dal 1860 in poi, fu dovuto pure a questi episodi. L'unità d'Italia si doveva fare, era necessario, però sono i modi come è stata fatta che vanno contestati. Perché in Inghilterra preparavano per l'impresa dei militari. Quando Garibaldi arrivò in Sicilia, perché sbarcò a Marsala? Perché a Marsala c'era un presidio inglese, perché gli inglesi controllavano la produzione di Marsala. Per quale motivo i garibaldini, quando scesero i garibaldini, l'esercito borbonico non sparò, perché anche gli inglesi che stavano a Marsala avevano delle camicie rosse, quindi per non creare il caso diplomatico non si diede ordine di non sparare. Ma c'è di più, il generale Landi, che comandava l'esercito dei Borboni, fu pagato e gli fu dato una grossa tangente e si ritirò e consentì a Garibaldi di avanzare. C'è un episodio che io voglio raccontare, perché il diavolo fa le pendole ma non è coperto. Al generale Landi aveva detto Garibaldi che tramite l'Inghilterra gli aveva depositato in una banca a Napoli una grossa cifra di denaro, 1 milione delle lire di euro. Landi quindi arrivò in Italia, andò per andare a incassare questi soldi, però c'erano 2 cifre in meno, quindi gli venne un boccolone e morì sul corpo, eccetera. Per dire che l'impresa dei mille è un'impresa che puzza parecchio, e noi forse dovremmo fare un po' di revisione.
successo, perché dopo da allora tutti i soldi che erano nelle casse del regno di Napoli, che era il regno più ricco, presero il volo e andarono in Piemonte, a noi non è rimasto niente. E ancora adesso ne paghiamo le conseguenze. Ecco perché la Spartaca Garibaldi, però la Spartaca Garibaldi, ragazzi, noi abbiamo una storia importantissima, quella dei monasteri. Il monachesimo in questa zona è stato importantissimo. Quelli di Episcopia saranno a Santa Maria del Piano, è un convento di monaci italo-greci che noi chiamiamo basiliani per comodità, è inutile che ci attendiamo, no? Però è libero e spiegato. Successivamente però c'è stato, quando poi andavano lì i monaci greci, arrivarono i cistercensi, la zona e i benedettini. E i conventi, come si chiamavano i monaci, a parte il fatto che coltivavano, ma avevano i feudatari, i signori del posto che facevano delle donazioni, delle argizioni, e i sanseverini e i chiaromondi furono i più generosi. Ecco perché abbiamo avuto i conventi Santa Maria del Sagittario, San Nicola in Valle, la Grangia di Ventrine, che era una dependance, la Grangia dipendeva dal Sagittario. Di tutti questi conventi, ragazzi, non ne abbiamo più, sono tutti distrutti, tranne Santa Maria del Piano, che è discutibile, che ancora resiste, non sappiamo come, però se non si fa in fretta perdiamo le cose. Poi mano a mano hanno letto quasi tutto del libro, poi se uno ha la bontà di leggerlo magari troverà altro. Voglio fare solo un accenno a Carbone. Il monastero di Santa Maria di Carbone è stato il più importante della zona ed è rimasto in piedi fino al 1600, anche se l'importanza fino al 1400. Sapete perché? Perché aveva un sacco di donazioni, un sacco di territori che arrivavano fino a Poligono. C'è stata una guerra tra i monaci di Carbone e alcuni feudatari e il vescovo di Tursi. Perché i monaci di Carbone pagavano le decime, cioè le tasse, le pagavano al monastero in Sicilia, che erano i monasteri greci che c'erano. E quindi un vescovo di Tursi fece parecchia guerra fino a quando riuscì a far distruggere. Però lo trovate pure nel libro, che è un fatto simpatico questo qua, di questa diatriba che c'era. E successivamente noi abbiamo avuto poi questi feudatari. Prima c'era di Chiaromonte, poi Margherita Chiaromonte, l'ultimo re di Chiaromonte, sposò San Severino, e allora da quel momento la famiglia Chiaromonte scomparsa, perché poi andò avanti San Severino. I San Severino erano imparentati con tutta la zona, alla Lavonia, al Lago Negro, a Episcopia, pure c'erano di San Severino, poi a Episcopia arrivarono in una porta. La storia del ferrarese di questa zona è importante e io l'ho raccontato anche con alcuni episodi, aneddoti, quindi potrebbe diventare, perché è curioso, simpatica andare a vedere. Un'ultima cosa, le donne. Noi dobbiamo pure parlare delle donne nell'antichità, perché la donna è sempre un ruolo importante, ma è un ruolo non riconosciuto. E parlo di Isabella Morra, è stato un femminicidio anche litteram, quello di Isabella Morra. Anche quello è stato un femminicidio perché fu uccisa dal fratello del sospetto. C'è narrata la storia di Isabella Morra, se volete, e poi le brigandesse. Noi abbiamo avuto il brigandaggio. Anche il brigandaggio ha bisogno di essere rivisto, perché i briganti, è vero che erano dei fuorilegge, è vero che compirono parecchi atti che non dovevano compiere, ma il brigandaggio dopo l'Unità d'Italia è diverso da quello di prima. I briganti della nostra zona erano briganti che combattevano per la loro terra, per la loro identità, perché i piemontesi quando arrivarono misero dei prefetti che parlavano piemontesi, non parlavano mai, non si capivano proprio, perché noi parlavamo solo il dialetto nostro, loro solo il loro, quindi non c'era comunicazione. Le tasse che avevano messo, la tassa sul macinato, ma se la gente non incassava soldi, come faceva a pagare la tassa sul macinato? Ecco perché il brigandaggio è
una specie di resistenza. Io la definisco resistenza, con tutti i chiaroscuri che ci sono, con tutti gli abusi commessi, però una lotta per la liberazione e una resistenza ai sopruti. E poi ci sono le brigantesse. Le donne dei briganti, perché dovrebbero diventare brigantesse delle ragazze? Perché se queste qua non diventavano brigantesse, erano assegnate a dito la moglie del brigante, la mamma del brigante, e quindi o dovevano darsi a meretrice, cioè dovevano diventare prostitute, oppure dovevano assoggettarsi ai padroni. E molte di queste scelsero di darsi alla macchia, di seguire i loro uomini, e diventarono brigantesse, ed erano anche abbastanza brave a farlo. E la storia dei briganti più famosa della nostra zona è quella di Antonio Franco di Francavilla e Serafina Cinelli, una ragazza di 16 anni che seguì il suo uomo e morì a 20 anni nel carcere di Potenza per l'inglese. Io ho cercato di dire il più possibile, ci sarebbe tanto da dire, però se un po' di curiosità vi è venuta, vuol dire che insieme ai vostri insegnanti vi leggete qualche capitolo che vi può interessare e magari ne saprete di più. Vi ringrazio, speriamo di non avervi annoiato, c'è qualcuno che dice finalmente hai ragione. Grazie.
sia il testo di Emilio Salvini sia altri libri che sono stati scritti, come quello della professoressa Lima, che hanno varcato il territorio nazionale, sono importanti perché, come pure diceva prima la professoressa Parisi, di storia locale non se ne è parlato quasi mai. E invece se ne parlava tantissimo da studiosi che nel 1800 venivano dall'Inghilterra, venivano dalla Germania, dalla Russia, venivano da altri paesi e venivano anche dal mondo orientale a studiare più che la storia nordica, la storia da Roma in su, studiavano soprattutto, andavano nei paesi da Roma in giù. Riprendere e poi questa tradizione che avevamo voluto solo già l'Italia, quindi sono tutte cose oggettive, importanti che mi ha detto la professoressa Conte, avremmo dovuto riprendere questa attenzione, perché non sono venuto verso il canale di Granada, perché non sono venuto soltanto gli storici, sono venuti autori di letteratura inglese e tedesca, ma soprattutto sono venuto archeologi, e l'archeologia è la scienza madre che orienta la filosofia. Non a caso si dice che l'arte è superiore alla filosofia, proprio per questo motivo l'archeologia orienta la letteratura, la conoscenza della storia, cioè tutte le altre discipline. Ed è un esempio, io lo dicevo in altre occasioni, in altre sedi, quando ricorderà la professoressa Fittipaldi nei collegi dei docenti di 20-30 anni fa, in effetti è veramente una materia che va da congiunzione tra tutte e con tutte le altre discipline. Un'ultima cosa. Studiare la storia antica, la storia moderna e la storia ancora quella più antica, la storia veramente della progenie, diciamo, pensando un po' a, dicevo prima, alla collega Conte che a Palmene, passeggiare a Palmene, perché la volta facciamo un viaggio di istruzione con gli studenti dell'ex magistrato di disciplina, andammo a Veglia e io mi iniziai a passeggiare, perché arrivai lì il corpo mi iniziai a passeggiare e quello era la ragazza della collega mi chiese, ma perché fa questa cosa, andava lì, non mi aveva detto la testa, dica se tu, ma qui ha passeggiato per me, come a metà volta c'è stato di tanto a Teane, andava via a Chiaromonte, insomma c'è tutto un discorso abbastanza serio da motivare. Se continuassimo questo, perché quegli studiosi europei hanno importato queste notizie nelle loro realtà, come è avvenuto anche quando sono venuti studiosi indiani, cinesi, giapponesi, in queste zone continuano a venire. Allora, se si fa questa operazione anche una volta, prendo la storia locale, e oggi faremo, come dire, un bene alle future generazioni, perché si comporterebbero diversamente da noi, e soprattutto perché oggi la società è avvalutativa, come dice Carlini e come dice Luciano Campola. Allora, qual è il problema? Se si conosce la storia, si conosce anche la mappa dei valori e quindi ci comporteremo tutti in un modo diverso. Grazie a Elisa e grazie a Giulio della Presidenza. Effettivamente poi la casa di orientà che c'è nella nostra società è un
praticamente lo studio della storia locale, mi ripeto, studio fondamentale per comprendere poi quella che è stata la storia nazionale, europea e anche mondiale. Quindi avete questo strumento piacevole, efficace e prezioso. E noi ancora una volta, se non ci sono altre domande, ringraziamo veramente, siamo stati onorati e ringraziamo la professoressa Luisa Conte per averci scelto come luogo, come dire, in cui presentare questa opera preziosa. Ricordo, ripeto, a voi ragazzi. Grazie. Professoressa Cicciardi, grazie mille per le sue preziosità e il primo giorno di programma, grazie a voi.